mancano i pediatri. A Cattolica d'Acrea dal 1° agosto non abbiamo un pediatra e secondo me un bambino di Cattolica, di Montevago, di Montallegro ha i stessi diritti del bambino di Sciacca e dell'altro. Dici non ci sono, si stanno pendiando l'aspe, ma io all'inizio, ad agosto, gli avevo detto se c'è problema di medici, c'è la disponibilità del distretto dei pediatri di Ribera, aumentiamo i massimali. Al posto di 1.100 o 1.300 si stanno adoperando, però ad oggi una mamma che ha un bambino è disperata, cioè perché se ha bisogno di una ricetta non sa a chi rivolgersi, è vergognoso, nel 2023, cioè non c'è l'alternativa, non sa a chi rivolgersi, la Guardia Medica non la può fare, il mio curante non è solo paziente, è un bambino di 2 mesi, di 1 mese è buttato allo sbando e poi ci lamentiamo che abbiamo poche nascite, se non gradiamo neanche il minimo indispensabile. Quindi se siamo qua noi sindaci per garantire il diritto della salute, qualsiasi legge che faranno, a base sia migliorativo, lo dare servizi ai cittadini. Noi vogliamo una buona sanità, perché in Italia è stato il fior d'occhiello la sanità italiana. Cioè dobbiamo dire questo, il fior d'occhiello, ma ad oggi in Sicilia, da Agrigento, siamo, non fior d'occhiello, la vergogna della sanità.